Io non ho rimpianti, sono uscito molto sereno, sono contentissimo del percorso che ho fatto. È stato un crescendo che è sfociato più in un botto finale con l'eliminazione. Tutto ciò che ho vissuto all'interno è servito soprattutto a me. La cucina di MasterChef mi ha veramente dato tanto, tanto in quanto mi ha fatto crescere come persona. La cucina americana non è che magari sia stata una cosa alquanto favolosa, perché abbiamo avuto molto, molto, molto altro all'interno della cucina di MasterChef, addirittura quella là giapponese, ma la ritrovassi con la cucina americana, giustamente è stato un po' come si può dire, una cosa al di fuori del normale, no? Sì, Perché non c'è una vera ricetta americana. al di fuori delle nostre corde, ma questo è anche un limite nostro, se vuoi, nel senso che avremmo potuto, come dire, immaginare o sapere o esserci documentati, però c'è anche un'informazione, per quanto mi riguarda, sbagliata della cucina americana, nel senso che cucina americana si pensa hamburger, hot dog, patatine, cioè Altre chips, cose pure, il ketchup. e che, cioè, quando poi in realtà i piatti hanno anche una loro storia e ci mancherebbe, sono piatti che derivano anche da noi, in quanto appunto c'è stata questa forte immigrazione, la scoperta, la colonizzazione dell'America, per cui fanno parte e tutto sommato mi spiace non averli conosciuti e non conoscerli. Però giustamente la cucina americana fatta da Bastianich non è che sia stato per noi una cosa facile, perché poi alla fine dovevamo presentare questo piatto nel migliore dei modi e presentare queste polpettine da parte mia, che come diceva Cannavacciuolo, polpettine, lui magari le chiamava diversamente, meatballs e quant'altro, è stato veramente un po' difficile, perché mettere insieme tanti ingredienti e farli poi all'americana è stata per me dura, perché magari se ci fosse stato magari un po' di burro d'arachidi, qua dice, può essere americano, maionese come maionese e maionese, granché granché, l'impanatura è quella là, il pane è quello, ma che ci sta di americano? Però alla fine questa è stata la conclusione. Come simpatia, Come umanità, se vuoi, penso che come siano umanità stati tutti sì, e quattro, però perché nessuno di anche loro per me personalmente ha dato modo di odiare. no, quello è vero, nessuno. Ognuno di loro ha avuto una sua simpatia, ognuno di loro poi è stato un maestro in cucina per noi, ma soprattutto ci hanno insegnato delle cose che alla fine poi da casa non tutti vedono, è quella dell'umiltà. Fanno crescere, secondo me, chi vedono che ha delle potenzialità per crescere, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione. Questa è la mia sensazione. Sì, perché entrando nella cucina di MasterChef, tra i 20 concorrenti, ci si ritrova con delle persone, ognuno viene dalla propria esperienza. La prima cosa che uno fa, dal mio punto di vista, è quello del fattore dell'età, no? Giusto per vedere più o Io ero meno, vecchietto del gruppo, vedendo lui, ho lo detto, zio del un gruppo. 80enne all'interno della cucina, che cacchio ci fa? Però poi ritrovando due giovani all'interno della cucina, lì magari c'è una competizione, in quanto loro vedono tuttora la cucina di MasterChef come un trampolino di lancio. Sono Giustamente, giovani, certo. giustamente stanno lì per apprendere, per imparare, Però come appunto è il quello loro punto di vista, che. non è il Sì. punto di vista, cioè non è che per questo sono stati agevolati, No, agevolati no, giustamente. perché i giudici giustamente danno delle direttive a chi sì, a chi un po' in più. Sapete che Gloria è stata massacrata sui social? Sì, ed è una cosa che mi ha dato molto fastidio, che sono stato male 2 giorni per questa cosa, perché mi rendo conto che mi sono reso conto in quel momento di come ci sia, come dire, una scarsa attenzione agli altri, al prossimo, nel senso che è stata anche minacciata di morte, ha trovato delle polpette I bastianici. con i chiodi no, quelli bastiani, con i chiodi dietro la cuccia del cane, cioè, è un programma. Siamo delle persone, c'è 4 coglioni, insomma, siamo lì per divertirci, sì, partecipiamo a una gara, ma sempre con rispetto reciproco. Poi, in ogni caso, anche fosse la persona più tremenda del mondo, non tollero proprio che ci sia un'altra persona che si arroghi il diritto di minacciare un'altra. È una cosa che
che mi ha dato un fastidio allucinante. Sono contento che la redazione abbia scritto e noi condiviso all'unanimità questo post. No, non ci sono proprio giustificazioni. A tal punto poi gli è da sospendere la sua pagina, la sua fanpage. E addirittura poi avere dei complessi per non uscire anche di casa, per andare a fare la spesa o quant'altro, non sia che una cosa proprio ridicola, perché non può passare un messaggio del genere. È un reality.